L'esondazione del fiume Sele ha portato una nuova chiusura del Museo Narrante Era Argiva. La struttura, riaperta solo lo scorso anno dopo l'alluvione del novembre 2010, è stata infatti nuovamente invasa dall'acqua in seguito alle forti precipitazioni e all'alluvione che ha colpito il territorio di Capaccio, in particolare la contrada Grumola. A ripulire le stanze del museo sono gli operai della società Sele Calore, coadiuvati dai volontari dell'associazione presieduta da Pino Leone. Sono i volontari che devono preservare questa importantissima struttura, afferma Leone, dal momento che lo Stato ha pochi soldi per la cultura. C'è sempre bisogno di volontari e in questo caso sono ancora più contento che a darci una mano siano dei ragazzi di nazionalità straniera che fanno parte della nostra associazione, perché il Museo Narrante è importante per tutti. Qui praticamente, essendo sottoposto, sistematicamente si allaga. E oramai è 3 anni di fila che si allaga e non si trovano soluzioni definitive, e i costi, se non si fa così e se non si pulisce subito, i costi diventano enormi. La delegata Paolillo ci ha chiesto di dare una mano e noi con piacere stiamo da giorni dando una mano dove possiamo, dove ci chiedono di intervenire. Questa è la stanza delle metode. E praticamente sono riproduzioni delle metodi che stavano qui dentro, ed è qualcosa di straordinariamente bello, perché quando poi funziona, essendo questo un museo narrante ed è interattivo, diventa un qualcosa di speciale, di bellissimo, in cui lei pensi che l'anno scorso, nonostante sia stato chiuso per tantissimo tempo, ha comunque avuto 10.000 visite, che sembrano poche, però sono tantissime, perché trasportano la nostra cultura, il nostro passato nel mondo, e questo è un elemento essenziale, ovviamente. Sì. Ci fa vedere i danni maggiori che... Ma guardi, basta guardare l'altezza più o meno dove è arrivata l'acqua, è arrivata sempre sopra le prese, sopra l'impianto elettrico, e le strutture elettriche ovviamente hanno avuto serie difficoltà a sopravvivere, però per fortuna gli impianti, perlomeno quelli di sicurezza, riescono a salvaguardare tutto. Ovviamente poi si sta lavorando per ripristinare tutto, ripeto, abbiamo tirato via il fango che, se si lascia sedimentare, diventa un grosso problema. Il museo era stato completamente rinnovato per la sua riapertura, divenendo una struttura espositiva interattiva multisensoriale e multimediale che non presenta oggetti, ma racconta al visitatore un secolo di ricerca archeologica al santuario di Era, alla foce del Sele. Un percorso destinato ad avvolgere il visitatore e condurlo per mano in un viaggio attraverso filmati, ricostruzioni tridimensionali, punti informativi, suggestioni sonore e riproduzioni di ambienti e oggetti. Thank you.